Dentro la nuova norma sul codice degli appalti, quella approvata dall'ARS, ci sono anche le nostre proposte per raggiungere l'obiettivo di una maggiore semplificazione delle procedure, ma nel rispetto delle garanzie antimafia. Così oggi al nostro telegiornale il capogruppo del PD all'ARS, Michele Catanzaro. Allora, possiamo affermare che la battaglia che ha condotto il gruppo del Partito Democratico in aula è stata una battaglia importante, essenziale per ribadire che la materia degli appalti in Sicilia è una materia molto, ma molto sensibile, mentre il governo, con la scusa che la competenza regionale è ormai residuale, si voleva limitare soltanto ad un recepimento della norma. Noi siamo soddisfatti di fatto di due norme in particolare che siamo riusciti a mettere dentro la legge sugli appalti, che sarebbe la subappalti a cascata, cioè le imprese invitate a partecipare devono contestualmente all'offerta dire quale attività andranno in subappalto e con quale imprese, e la garanzia che le stesse imprese siano iscritte all'albo unico e avere quei requisiti di antimafia. L'altra è la procedura digitalizzata, con la piattaforma regionale che è estesa a tutte le stazioni appaltanti. Ciò consentirà una modalità uniforme delle presentazioni delle offerte che di sicuro aiuteranno le imprese. Avevamo anche proposto una norma che purtroppo non è stata accettata dalla maggioranza. Volevamo che le imprese invitate per le gare degli appalti fossero superiore a 5, quindi 10 sotto il milione di euro e superiore a 10 arrivare a 20 sopra il milione di euro. Questo nostro emendamento non è stato accettato e ritengo che è stato fatto un errore perché comunque è in linea sempre con la massima trasparenza rispetto ad una procedura di appalti, ad un sistema concorrenziale che aiuta l'evidenza pubblica. Catanzaro che poi chiarisce avere potuto concordare delle proposte all'interno del disegno di legge, malgrado noi siamo all'opposizione, va nella direzione del modo in cui da sempre io intendo la politica. Ma guardi, questo è stato sempre un concetto per me fondamentale, perché al di là di essere noi opposizione e vigilanza al governo, in questo caso a questo governo regionale, ciò non significa che non si possa lavorare per il bene comune, per il bene pubblico, cercando di poter migliorare quello che noi riteniamo sia migliorabile rispetto alle poche proposte che arrivano da questo governo regionale e quindi su una materia come questa. Noi siamo lì pronti a migliorare. Anche ieri abbiamo noi fatto votare una legge voto sul numero chiuso degli studenti, sugli studenti in medicina, che serve proprio come nostra proposta a diventare da pungolo al governo nazionale. Ciò non significa che con questa legge voto risolviamo il problema del numero chiuso e quindi della sanità in Italia e in Sicilia, ma vuole essere un monito, un lancio per dire che c'è una crisi importante sul sistema sanitario nazionale e mi permetto ancora di più su quello regionale.